Siamo stati tra Sant'Anna, la Fossalta, la frazione di Modena, prima San Cesario, poi a Gaggio, a Castelfranco dove ha ceduto l'argine, è venuta qui la sindaca di Campovegliano, che è l'altro comune che ha avuto, seppur molto più limitati, un po' di danni, e siamo venuti da un altro a fare il punto perché qui c'è la comunità più grande. Complessivamente, poi dopo lascio parlare Boccia e Borrelli, noi stiamo lavorando, c'è stato un primo intervento che è servito per rimettere appunto in funzione e in movimento le comunità. I sindaci hanno fatto un lavoro con le loro comunità veramente incredibile. Adesso c'è bisogno di ristorare sui danni pubblici e c'è stato già un primo velocissimo provvedimento che il governo ha preso perché ci è stato riconosciuto lo stato di emergenza già prima di Natale. Questo ha permesso di avere subito poco meno di 18 milioni di euro, ne serviranno molti altri, ma devo dire che è una quantità rilevante anche per la storia, insomma, che abbiamo vissuto tante altre volte, rispetto anche alla tempistica così rapida. E su quello noi procederemo per avere tutto ciò che serve per ripristinare i danni pubblici. Parallelamente, abbiamo già nel Recovery Fund, inserito un progetto che andrebbe a risolvere quasi definitivamente, se non definitivamente, per la quantità di risorse, oltre 100 milioni di euro, gli interventi sulle casse del Secchia e del Panaro, diciamo nel nodo idraulico di Modena, che è forse il più complesso, tolgo forse anche della regione come tipo di intervento. Tanti altri interventi sono già finanziati, li siamo andati a vedere come collocazioni geografiche, toccherà a noi da un lato, ad AIPO dall'altro, realizzarli. Poi però c'è tutta la parte che riguarda anche i cittadini, le imprese, perché c'è chi rischia di non potersi permettere nemmeno di sostituire la lavastoviglie, la lavatrice o avere problemi seri per ripristinare la parte, diciamo, muraria che è andata sott'acqua. Abbiamo proposto al ministro e al capo della Protezione Civile una possibile soluzione che attivammo nella precedente alluvione di Bastiglia, perché quella comunità e questa comunità non hanno sopportato solo l'alluvione, ma anche un terremoto, due terremoti che vennero, come sappiamo tutti, da queste parti 8 anni e mezzo fa. Vediamo, valutiamo, si sono presi l'impegno di verificare, insieme ad altre norme, che possano consentire di stare vicino a Federica, la sindaca, la sua amministrazione, ma più in generale a tutte le comunità che questa mattina abbiamo incontrato e visitato.